Il 26 maggio a Morrupino del Pentavolo si riazzera tutto. Si riazzera tutto, il municipio deve trovare un nuovo candidato sindaco, perché scegliere una lista come quella che rivendica il territorio libero di Trieste? Beh, innanzitutto siamo l'unico movimento politico nuovo in queste elezioni. Tutti gli altri sono già presenti da decenni sul territorio e saranno i cittadini a valutare se hanno fatto bene o male. Noi siamo la vera novità di questa tornata elettorale e siamo presenti in tutti i comuni del Carso. Noi vogliamo assolutamente che vengano rispettati i nostri diritti di cittadini del territorio libero di Trieste e siamo gli unici che vogliono portare avanti il discorso indipendentista in queste nostre terre. Noi siamo per la legalità, vogliamo che venga rispettata la legge italiana 3054 del 52, in cui viene sancita l'esistenza del territorio libero di Trieste. Noi vogliamo che le nostre tasse restino sul territorio, noi vogliamo rappresentare i cittadini del territorio sul territorio e non vogliamo andare a Roma a fare la bella vita come altri partiti pseudo-indipendentisti. Senti, il tema della sicurezza è importante in un comune confinario come quello. Il tema della sicurezza è sicuramente importante e prova ne è che ci sono i confini che sono un coliabrodo, nonostante i proclami di molti partiti. Noi vogliamo che vengano controllati i confini, soprattutto quelli minori di seconda o di terza categoria, e non vogliamo misure spot che vengono proclamate sui giornali e propagandate soprattutto in periodo elettorale. Noi vogliamo che ci siano i controlli, ma che siano capillari e che non siano solo propaganda politica.